La Sardegna e la Corsica sono isole uniche al mondo. Antiche foreste di leci e sughere rappresentano una fra le aree boschive più vaste dell'intero bacino del Mediterraneo. Queste bellezze naturali e paesaggistiche si parano davanti agli occhi dello spettatore, imponenti e selvagge. È impossibile non rimanere senza fiato per i loro panorami unici, capaci di emozionare e affascinare. Le due isole si mostrano come un'immensa distesa di alberi, arbusti e prati che si adagiano su dolci rilievi e aspre guglie, a cui fa da contrasto solo il cielo azzurro. Ospitati in queste boscaglie vivono mufloni e cinghiali, donnole, martore, gatti selvatici e volpi. Il re dell'aria è però il cervo sardo corso, simbolo delle isole, che con il suo affascinante palco, somigliante ai rami degli alberi, vive protetto tra la fitta vegetazione. Il cervo sardo corso è una sottospecie del cervo europeo, Cervus elaphus, ed è presente in Sardegna e Corsica. Questa sua unicità, questa sua presenza limitata soltanto in queste due isole, fa sì che sia stato elencato fra le specie bisognose di misure di conservazione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Non si tratta di una sottospecie che si è originata in Sardegna o Corsica, ma è stata importata dall'uomo probabilmente 6 o 7 mila anni fa. Ciononostante, questa forma è presente, la troviamo così come ora, presente soltanto in queste due isole. Il nome scientifico Cervus elaphus corsicanus erxleben richiama la sua prima osservazione in Corsica. Anche se l'animale si è quasi estinto nell'isola nel secolo scorso, per esservi reintrodotto solo alla fine degli anni Ottanta. Si distingue dalla specie nominale europea per alcuni caratteri morfologici, come l'adattamento alle condizioni di insularità. La sua alimentazione è a base di foglie e piante erbacee. Le dimensioni del corpo sono inferiori rispetto a quelle del cervo europeo. Il suo colore è più scuro. Il maschio raramente raggiunge un peso di 130 kg, con un'altezza algarrese di 100 cm, mentre la femmina non supera i 70-80 kg di peso e gli 80 cm d'altezza. Il maschio ha i palchi, impropriamente chiamati corna, caduchi, sottili e ramificati, fissati sull'osso frontale. Le femmine vivono prevalentemente in gruppi con i piccoli e i giovani, mentre il maschio, riconoscibile appunto per i palchi e per le sue maggiori dimensioni, vive solitario per la maggior parte del tempo. Si è arrivato al progetto LIFE e sono interessati diversi enti, tra cui l'Ente Foreste, l'ISPRA, la provincia del Medio Campidano, la provincia dell'Ogliastra e la Corsica, con il Parco Regionale della Corsica. Tra la fine dell'Ottocento e soprattutto i primi decenni del Novecento, in concomitanza con la forte deforestazione, l'intensificarsi della caccia e degli incendi e la diffusione dell'allevamento degli animali domestici, il cervo ha visto ridursi notevolmente sia la propria densità distributiva sia il proprio areale, nonostante una legge già nel 1939 imponesse in Sardegna il divieto totale di caccia al cervo. Tutto questo ha determinato due condizioni particolarmente pericolose per la conservazione della specie: la frammentazione dell'habitat idoneo e la riduzione della consistenza delle popolazioni. Questo cervide, introdotto in Sardegna e Corsica, probabilmente dal Nord Africa, dall'uomo in epoca preistorica, si sarebbe evoluto nell'attuale sottospecie, anche se recenti indagini genetiche propongono un'ipotesi filogeografica alternativa, supponendo invece un'origine italiana. Fino al XIX secolo viene descritto come comune e abbondante nelle due isole. Agli inizi del XX secolo era distribuito in Sardegna in tutti i massicci montuosi, anche se ormai con densità ridotte. In seguito la frammentazione del territorio e la conseguente drastica riduzione dell'habitat ridussero nel 1950 l'areale sardo a tre zone distinte: l'Arborese, il Sulcis e il Sarrabus. Negli anni 60 la popolazione sarda fu valutata fra i 100 e i 200 esemplari, mentre nel 69 si estingueva in Corsica. Sfortunatamente, in quel periodo l'animale era scomparso. Organismi come il parco non esistevano e la sensibilità per l'ambiente non era la stessa di oggi. E quindi l'animale si è estinto.
amené à disparaître. La scintilla è scoccata quando abbiamo saputo che in Corsica si era estinto, quindi il pericolo poteva arrivare anche da noi. Alla fine degli anni 60, il cervo sardo fu inserito nel Red Data Book dell'IUCN fra le specie maggiormente minacciate d'estinzione del pianeta. Fra gli anni 80 e 90, 14 esemplari furono trasferiti dalla Sardegna alla Corsica in recinti di ambientamento a Quenza e Casabianda e poi progressivamente rilasciati in natura. Con gli amici corsi assicuriamo il trasporto via elicotteri. Due anni dopo cedemmo 4 femmine, 2 maschi, mi pare di ricordare. E da lì, insomma, i corsi con i quali continuavamo ad essere sempre in contatto, insomma, lanciarono. E so che stanno andando molto bene, insomma. Oggi sono presenti in Corsica circa 1000 esemplari. Grazie agli interventi delle due regioni, da alcuni decenni si è assistito a un notevole incremento degli animali. La conservazione di questo erbivoro, il più grande animale presente in Sardegna e in Corsica, è importante per il mantenimento della biodiversità e per la fruizione del turismo nelle due isole. Oggi il è visto come... Oggi il cervo è visto come un patrimonio collettivo della Corsica, oltre che un elemento della biodiversità dell'isola. Effettivamente potrà divenire, rapidamente, un vettore di sviluppo economico e di ricchezza per il territorio. In Corsica, il Parc Régional du Corse, fin dal 1985, collabora con le autorità competenti nazionali francesi per la salvaguardia del cervo. Il parco ha gestito direttamente i primi trasferimenti di cervi dalla Sardegna e attua continuamente politiche sostenibili legate alla tutela delle specie faunistiche e del loro habitat. Oggi il cervo è presente in Sardegna con buone densità nei 3 nuclei storici, Sulcis, Sarrabus e Arburesi. Altre piccole popolazioni, derivanti da recenti programmi di reintroduzione, si trovano nelle province dell'Ogliastra, del Medio Campidano e vicino ad Olbia, a Tempio. È dagli anni 70 che si è fatta questo progetto Cervo Sardo con un'ottima salvaguardia, sia con progetti di ripopolamento e progetti di salvaguardia, che hanno portato ad oggi ad avere una popolazione che supera oltre 7.000 esemplari in tutta la Sardegna. Queste popolazioni però non hanno possibilità di contatto e quindi di scambio genetico tra loro. Isolamento e ridotti scambi di individui possono ridurre la diversità genetica e il potenziale di adattamento, aumentando nel tempo la probabilità di estinzione delle piccole popolazioni. L'evoluzione dell'ambiente regionale negli ultimi decenni ha modificato radicalmente il quadro faunistico ambientale e la distribuzione delle popolazioni del cervo. Le reintroduzioni, infatti, oltre che importanti dal punto di vista naturalistico, hanno portato benefici di carattere economico attraverso un miglioramento della fruizione turistica e ricreativa dell'area. Gli effetti economici positivi derivanti dalla presenza del cervo, fonte di attrazione di escursionisti, superano di gran lunga le spese sostenute per la sua reintroduzione. L'esistenza del cervo è vista in maniera positiva da parte della popolazione, quale icona del territorio che attrae molti naturalisti e turisti ogni anno. Ma anche in termini negativi, poiché l'esplosione demografica e territoriale degli ungulati e il passaggio a un'agricoltura intensiva e caratterizzata anche da colture di pregio hanno prodotto nuovi protagonisti e nuove forme di conflitto. Il cervo spesso crea problemi alle attività antropiche, sia per i numerosi danni che arreca all'agricoltura, sia per i rischi che crea al traffico dei veicoli e alla sicurezza dei cittadini. La provincia del Medio Campidano aveva dei problemi per quanto concerne la convivenza degli allevatori e degli agricoltori e i cervi, soprattutto nelle aree montane di Guspini, Arbus e Villa Cidro. I cervi mi piacciono, sono innamorata dei cervi, però devo dire solo questo,
c'è un sopraelevato di numero di cervi che per il nostro territorio sono tanti, per non dire tanti, troppi. Io ho un piccolo agriturismo, la località è Gennas, a 450 metri a livello del mare, è in una zona SIC, protezione. Praticamente è protetto, sono protetti tutti gli animali all'infuori di noi uomini. Un cervo mangia circa quanto 6 capre. L'erba e le cose delle quali si nutrono praticamente devono essere divise tra i due, ecco. Si sa, la capra si nutre di arbusti e di cose, però per far latte ci vuole l'erba, eh? Quindi se non riesci a produrti i foraggi, se non riesci a produrti l'erba per alimentarle, non vive assolutamente. Se 30-40 anni fa riuscivano nell'agro di Arbus a vivere migliaia e migliaia di capre, oggi gli allevamenti caprini si sono ridotti da 700 animali circa ogni azienda al massimo a 200-250 animali. C'è la voglia di fare, è che non ci sono proprio più i presupposti per allevare capre. Abbiamo dovuto diminuire le capre perché il pascolo non ce n'è più. Non è che io dica di togliere i cervi, per l'amor di Dio, quello mai. Però un certo equilibrio ci deve essere. Dobbiamo sviluppare un modello di gestione che preveda da un lato la conservazione della specie, ma dall'altro anche la riduzione dei conflitti sociali che la presenza di questa specie genera. Agli agricoltori della zona sono stati finanziati dei prati pascolo a perdere, onde fornire foraggio ai cervi e allontanare gli animali da aree votate alla pastorizia e all'agricoltura. Le stesse azioni impediranno il suo isolamento dove è presente in basse densità. Infatti, per aumentare le possibilità di contatto fra le diverse popolazioni e quindi uno scambio genetico tra loro, esiste la necessità di creare nuove aree sorgente in territori idonei. Il progetto prevede la traslocazione di circa 120 animali, 40 dei quali verranno spostati in Corsica e 80 in diverse aree della Sardegna. L'introduzione di nuovi individui provenienti da un'area differente aumenterà la variabilità genetica, dando così vita a nuove popolazioni. Per costituire nuove popolazioni di cervo sardo o incrementare la consistenza di quelle esistenti, è stato necessario individuare le aree idonee per la realizzazione degli interventi di cattura e di ripopolamento. È stata effettuata la mappatura di dettaglio degli habitat delle aree di rilascio. Queste saranno successivamente utilizzate anche per le analisi dei dati radiotelemetrici e delle azioni di monitoraggio. Lo studio di fattibilità è stato effettuato secondo le linee guida sviluppate dal Reintroduction Specialist Group dell'IUCN. Abbiamo creato quelli che si chiamano dei modelli di idoneità ambientale specifico per il cervo sardo, nel quale abbiamo, a partire dalle localizzazioni, dagli aree di presenza attuali del cervo, siamo andati a ricostruire quelli che potrebbero essere le altre aree importanti dal punto di vista ambientale per il cervo. Da questo ne è uscita una cartografia di idoneità ambientale per la specie e che è stata utilizzata poi per identificare i siti di emissione sia in Sardegna sia in Corsica. Il rilascio degli animali in un ambiente completamente nuovo risulta particolarmente critico. Bisogna quindi scegliere con cura le aree di intervento, considerando tutti i fattori in grado di favorire la buona riuscita del progetto. Sono stati utilizzati tutti i dati disponibili relativi all'uso dell'habitat da parte della specie, dati degli animali studiati con la radiotelemetria in precedenti progetti, localizzazioni notturne durante il monitoraggio con termocamere, localizzazione dei cervi bramitanti, fototrappole e altri segni di presenza.
Il monitoraggio di una popolazione animale rappresenta il punto di partenza per documentarne lo stato di conservazione e, nel caso di specie cacciabili, la sostenibilità del prelievo effettuato. A questo si deve aggiungere che attraverso una stima corretta dell'andamento di una popolazione è possibile identificare la strategia di conservazione e gestione più opportuna. L'uso della termocamera permette l'identificazione e il conteggio degli animali in completa assenza di fonti di illuminazione. Poiché in particolare i cervi dimostrano generalmente un comportamento elusivo e abitudini prevalentemente crepuscolari o notturne, un conteggio svolto di notte mediante l'utilizzo di una termocamera aumenta la probabilità di contare gli animali senza arrecare loro disturbo. Lo strumento permette di osservare la radiazione infrarossa emessa dagli animali anche nel caso in cui siano parzialmente nascosti dalla vegetazione. Questo consente, per esempio, di poter percorrere quelli che vengono chiamati dei transetti durante i censimenti anche di notte, quando gli animali sono attivi. In questo modo, appunto, con la termocamera siamo in grado di verificare la presenza degli animali nel territorio anche di notte e in alcuni casi, quali per esempio i cervi, siamo anche in grado di riconoscere facilmente la specie, perché appunto la sagoma dell'animale è completamente diversa da quella di altre specie. Adottando questo metodo di censimento riusciamo a contare gli animali presenti nel territorio e successivamente facciamo un'analisi che viene definita da un termine inglese distance sensing, che ci consente di stimare non soltanto gli animali effettivamente visti ma gli animali presenti in tutto il territorio, quindi stimando la percentuale di animali non visti. Tra la fine di agosto e il mese di ottobre, nelle foreste delle due isole, risuona il bramito dei cervi. Il bramito è una caratteristica emissione acustica effettuata dai maschi dominanti nel periodo degli amori. Questo richiamo rauco e prolungato permette all'individuo di avvertire i suoi simili della propria presenza e segnala l'inizio della stagione riproduttiva. Nella stagione degli amori, i maschi adulti si riuniscono in branchi, effettuano spettacolari combattimenti e lanciano i loro bramiti amorosi. Il dato di partenza è rappresentato dal numero di maschi riproduttori e quindi bramitanti presenti nell'area di studio. Nelle notti di settembre, pattuglie di due persone si posizionano in punti precedentemente identificati. Si predispongono dei punti di ascolto situati normalmente in posizioni elevate, come poggi SL, in modo da consentire la massima copertura acustica possibile. Una volta sul posto si sta in silenzio ad ascoltare i bramiti dei maschi adulti e si registra la loro direzione su apposite schede. Dalla raccolta di queste informazioni è possibile stimare la densità della popolazione. Ne sentiamo una a 280, 280 gradi, distanza 2, ora. Nelle postazioni individuate per il censimento vengono posizionati due operatori. Uno di questi ascolta i bramiti, rileva l'angolo da cui questi provengono e stima la distanza di provenienza del bramito utilizzando una bussola agonometrica posizionata sul terreno e precedentemente orientata. L'altro ha il compito invece di scrivere e raccogliere dati su una scheda che poi servirà per la successiva elaborazione dei dati. Il progetto ha come fine la possibilità del trasferimento di capi dal Medio Campidano alla Corsica e Nogliastra per due ragioni. Per quanto concerne il trasferimento dei cervi verso Nogliastra, serve soprattutto per aumentare la disponibilità di terre da destinare a questi animali e quindi la speranza di che gli stessi animali possano aumentare di numero. Per quanto concerne la Corsica, invece, lo scopo principale è quello di rinnovare il corredo genetico. È prevista la traslocazione di 120 esemplari. Le catture avvengono all'interno del SIC di Monte Arquento, Rio Piscinas, in Sardegna, nel territorio dei cantieri dell'ente foreste di Crocorigas e nelle aree limitrofe. Per la cattura e il monitoraggio sanitario degli animali sono stati realizzati 3 recinti di cattura nelle aree sorgente e 4 recinti di stazionamento nei siti di rilascio previsti.
ci troviamo proprio dentro nel recinto di cattura, proprio al reparto delle catture, dove attiriamo cervi per mezzo di sostanze appetibili, li rinchiudiamo e qua verranno catturati per mezzo della teleanestesia. Il recinto di cattura è suddiviso in tre settori distinti. C'è un primo settore dove generalmente i cervi vengono attirati, entrano spontaneamente dallo stato libero, quindi entrano dentro il primo settore del recinto. Al tramonto si mette del foraggio all'interno del recinto e si aspetta pazientemente. I cervi, attirati da foraggere e granaglie, entrano nella zona di cattura. Quando sono in un numero congruo, un addetto chiude la porta intrappolandoli. È molto importante, nelle fasi preliminari alla cattura, conoscere bene la frequentazione di questo recinto, sapere quanti animali entrano, a che ora entrano, in quali stagioni viene più frequentato. I recinti sono fondamentali per consentire la cattura degli animali senza problemi e per garantirne il controllo sanitario fino alla definitiva liberazione in natura. Una volta nel recinto, gli individui vengono sedati con l'uso di una cerbottana da un veterinario. Praticamente cosa succede? Gli animali, come entrano dentro e vengono rinchiusi, spontaneamente rimangono in questa camera di cattura, poi percorrono il corral, che verrà chiusa completamente, e verranno in questo settore anestetizzati per mezzo di anestetici che vengono lanciati con due metodi, o col fucile lanciasiringhe o anche, se si trova a distanza molto ravvicinata, con una cerbottana, con una semplice cerbottana. Operando in condizioni di sicurezza con gli individui in situazione controllata, è possibile sedare più animali contemporaneamente. Una volta che l'animale è anestetizzato, quindi addormentato, si eseguono tutte le procedure che devono essere fatte. Vengono fatte tutte le analisi sanitarie possibili, dei prelievi del sangue, misurazioni, viene anche pesato. Si provvede al controllo degli animali. Vengono prelevati i campioni di sangue, si eseguono la pesatura e le misurazioni morfometriche. Viene effettuato un primo monitoraggio sanitario, con particolare riferimento alla brucellosi e alla blue tongue. Spesse volte possono esserci delle malattie che sono correlate tra il domestico e il selvatico. Dobbiamo dare la maggiore sicurezza che gli animali che stiamo portando siano animali estremamente sicuri dal punto di vista sanitario. Gli individui che risulteranno positivi alle patologie critiche non verranno utilizzati per le operazioni di reintroduzione. Prima del trasferimento, gli animali vengono muniti di radiocollari satellitari e marche auricolari, che ne permetteranno la localizzazione e il riconoscimento. Le marche auricolari vengono apposte secondo un codice alfanumerico e a colori, che ne permetta la rapida e inequivocabile individuazione a distanza. Questo ci consente sia l'identificazione, ma quello di avere uno studio sui movimenti che i cervi eseguono nel territorio della liberazione. Per le operazioni di cattura, marcatura, posizione dei radiocollari, è necessaria la presenza di un gruppo di operatori di supporto. Gli animali vengono trasferiti nei siti di rilascio, dislocati nei SIC interessati dal progetto nel più breve tempo possibile. Lo spostamento avviene con automezzi abilitati al trasporto di animali vivi, tipo pick-up o camion, all'interno di specifiche casse in legno. L'azione consentirà la traslocazione dal sito di cattura verso i siti di rilascio Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei, il Golfo di Orosei e i Monti del Gennargentu in Sardegna, mentre in Corsica a Chênaie Verte e Juniperet de la Tartagine, Massif du Rotondo e Massif de l'Enchiudine. Per quanto riguarda il trasferimento verso la Corsica, i cervi subiranno un monitoraggio sanitario prima della partenza. Dopodiché, se risultano sani, vengono immessi direttamente in natura, senza il lungo preambientamento in un recinto di acclimatazione secondo il metodo Hard Release. Questo perché il Parc du Corse utilizzerà gli elicotteri per il trasporto dei cervi. L'elitrasporto è il metodo meno invasivo per spostare gli animali. Si stima che la durata dei trasferimenti sia di 2 ore con un carico di 3 capi per tratta. È necessario, viste le condizioni stradali impervie dell'isola, per raggiungere il luogo di rilascio. Le operazioni di rilascio in natura necessitano di una partecipazione del personale esperto del parco.
Una quindicina di agenti sono impegnati nell'operazione. La fase più delicata è nel trasporto fino al sito dove avrà luogo l'operazione. Ultimamente, nel quadro del LIFE, abbiamo realizzato le catture al recinto di Quenza. 10 animali catturati sono stati trasportati via terra su camion o 4x4 lungo un percorso agevole di circa 4 ore. Da questa zona di partenza, l'elicottero permette di elitrasportare gli animali in zone non altrimenti accessibili, il tutto con un percorso di volo di circa 2-3 minuti. Gli animali sono elitrasportati all'interno di casse di legno individuali. Ad ogni viaggio vengono trasportati al massimo 4 animali. Possiamo fare una valutazione dell'ultimo rilascio. Una volta che tutti gli animali sono stati portati nella zona di rilascio, a quel punto si aprono le casse e si procede alla liberazione, direttamente in natura, dove gli animali si riappropriano del loro spazio. Ecco perché è importante il progetto, la salvaguardia di questa specie. È un animale, innanzitutto, è il simbolo di un recupero di una specie che stavamo perdendo. Quindi in questi ultimi 30 anni ne abbiamo veramente sviscerato il problema, al punto che è entrato nella nostra cultura e soprattutto nella difesa di questa specie. E questi ultimi 30 anni, per fortuna, abbiamo cambiato il trend e siamo arrivati a circa da oltre 7.000 cervi.